C'è un paese in Europa che da secoli è legato con la Russia. Questo paese è la Serbia. La vicinanza tra Mosca e Belgrado è dettata da motivi storici, religiosi e culturali. E anche in questo momento storico, il paese balcanico, che ad aprile ha visto la vittoria elettorale del presidente Aleksandar Vučić, sta mantenendo una politica vicina al Cremlino, poiché non ha aderito alle sanzioni e ha stabilito un accordo con Putin per l'acquisto di gas a prezzo vantaggioso. L'antiatlantismo e il nazionalismo a Belgrado li si comprendono osservando i monumenti e gli edifici distrutti dai bombardamenti NATO del 1999 e poi guardando i murales apparsi in città che inneggiano a Putin, alla Grande Serbia, al leader dei cetnici Mihajlović e al criminale di guerra responsabile del massacro di Srebrenica, Ratko Mladic. Aida Korović è un'attivista per i diritti umani che il 9 maggio è stata arrestata in quanto ha lanciato delle uova contro il murales di Mladic. La Serbia da 30 anni vive in una bugia molto abilmente creata. La maggior parte delle persone non sa che sono stati l'esercito serbo, la polizia, i paramilitari serbi a commettere atti di aggressione prima contro la Slovenia, poi contro la Croazia e dopo contro la Bosnia. Tutti in Europa lo sanno, tranne le persone in Serbia. La situazione è delicata in Bosnia e Erzegovina e tutti parlano della possibilità di una nuova guerra, ma il fatto è che la Serbia e la Repubblica Srpska sono gli unici avamposti di Putin in Europa. Putin ha spostato l'Europa, to su Serbia e Repubblica Srpska. Alle parole di Aida Korović e al gesto dimostrativo da lei condotto ha replicato Milica Đorđević, leader del partito di destra e ultranazionalista SSZ, che alle ultime elezioni ha conquistato ben 10 seggi in Parlamento. Io penso che questa storia del murales di Mladic sia sovradimensionata. Il popolo serbo non ha fiducia nel tribunale dell'AIA. Noi siamo coscienti che il Tribunale dell'AIA non è stato fondato per trovare i colpevoli di ciò che è accaduto, ma solo per trovare un unico colpevole da parte serba. Poi la leader del partito ultranazionalista si è espressa in merito anche alla questione del Kosovo. Il nostro desiderio di ottenere una parte di Serbia non riguarda solo i confini fisici, ma anche la nostra storia e i nostri valori. E nonostante la situazione di grave crisi in cui si trova il Kosovo, noi dobbiamo fare il massimo dei nostri sforzi come partito e come paese per preservare la nostra identità. Ma è proprio a pochi chilometri di distanza dal confine serbo-kosovaro che si scoprono una regione e una città controcorrente, luoghi di incontro e di convivenza. Novi Pazar, capitale del Sandžaccato, è popolata da un 85% di popolazione musulmana e un 15% di cittadini ortodossi. I due gruppi confessionali vivono in sintonia e senza divisioni interne e le tensioni etniche e religiose sono estremamente rare. Negli anni 90 la città venne accerchiata dall'artiglieria di Belgrado dal momento che Milošević temeva potesse divenire una quinta colonna bosniaca in territorio serbo. La terribile violenza che travolse i Balcani però non infettò Novi Pazar e oggi è questo un luogo di incontro tra culture e religioni. La città appare come un ponte tra mondi e culture e a spiegare cosa abbia reso unica Novi Pazar, anche in questi giorni di tensione e incertezze, è Senada Litovic, capo della comunità islamica della Serbia. Il messaggio che noi, come autorità spirituali, cerchiamo di diffondere è quello del perdono, che in questa terra è particolarmente importante. E quello che abbiamo fatto in questi 30 anni è stato diffondere il più possibile questo insegnamento, sia all'interno del nostro paese, ma anche con i paesi vicini. Ed è questo valore la ragione della pace di Novi Pazar. Thank you.
Sasso, tu.